sembra amore. Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Ciao bimbi. Ciao bimbe. Amore, devi stare sulla te. Va bene. No, ma sai, c'ho l'ansia, amore, perché si squagliano i gelati. Benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video noi mangeremo tantissimi gelati che io ho scelto perché sono incinta e ho le voglie. Mi è venuta voglia di gelato, però mi è venuta voglia un po' di tutti i gelati più strani, più pazzi, più stravaganti, più buoni. E quindi ho preso tutti i gelati che io non ho mai mangiato, a parte forse il cucciolone. Magno, però questo qua è nuovo. Però è nuovo. Poi c'è Winner Taco, poi c'è questo che è Milka, Oreo, Maxi Bono, questo è il Palla, questo è anche una cosa nuova, Cookie Snack, poi ci sono questi. Comunque iniziamo subito perché ci sono le domande. Mi raccomando, lasciate tanti like se vi piacciono i video mukbang, così ne faremo altri. E scriveteci nei commenti altre domande per il prossimo video. Tutte le domande che vi ho fatto, queste qua, sono su Instagram. Però lasciatele anche nei commenti, vi risponderemo sicuramente nel prossimo video. C'è anche Pupi. Che? Una troppa idea. Stanno scegliendo, mo. Come iniziamo? Cioè, secondo te quante calorie saranno? Ma penso 10.000. Ce la dobbiamo fare, ce la facciamo? Vai, sfida, che la sfida abbia inizio. Allora, io ho detto domande indiscrete, scomode, hot, 9 e mi hanno chiesto, cioè, le cose più imbarazzanti del mondo. Non lo so, vabbè. Vai. Comunque, io vorrei vedere un video tutorial, tu fai registra e dare segue. Lo dobbiamo fare? Sì. Cioè, che io ti registro, ti faccio a te. Io sono regista e tu... Vabbè, lo cambio domani. Vabbè. Allora, sesso in gravidanza, meglio o peggio di prima? Qual meglio, ragazzi, si fa sesso tutti i giorni, a tutta forza. Ma stai zitto, stupido. Perciò, ragazzi, mettete in gita la vostra ragazza e fate più sesso. Dai, assaggiamo. Amore, ma però comunque la sfida, io, perché sono incinta, devo assaggiare prima tutti io. Ragazzi, voi cosa ne pensate? Allora ne devo comprare due. Ah, comunque, notizia importantissima, ragazze. Amore, qual è la notizia importantissima che dobbiamo dare prima che ci dimentichiamo? E ti fa dire? 3, 2, 1. 0. Saldi! Su caritashop.com ci sono i saldi ancora per pochissimi giorni. Quindi affrettatevi, ragazze, e volate su caritashop.com perché c'è il 20% di sconto su tutto. Quindi vi dovete proprio muovere e approfittare. Questo è il Magnum mandorlato. Ma speriamo che dopo si mangia il gelato. Lo raccoglio. Già bello, pari. E questi gelati sono simili, guarda. Sì. Solo che questa è... con le nocciolina. Che buono. No, è vestitino nuovo. Comunque, a me, secondo me, cioè, il sesso è bello sempre, prima, dopo, durante. Allora, ho risposto io. Domanda indiscreta: ma il tuo ex ha saputo che sei incinta? Perché solitamente ci mancano di merda. Che palle. Ma io mica ho avuto solo un ex nella mia vita. Chiamo, ciao mamma. Ti dirò, ci pensa questo. Comunque sì, l'ha saputo. Allora, dicono che il sesso migliore... Ma è sempre quella la domanda. Si faccia in gravidanza, confermi? Sì. Perché? Che è più bello con il pancione. È più eccitante. Sì, il tizio rosso. Allora... Non hai fatto sesso con il ciclo? Sì. Sì. Poi? Una volta sembrava tipo che avevo commesso un omicidio. No. Sembrava un lavoro di sangue. Stavo mangiando però. Allora, come chiamerai tuo figlio? Non lo sappiamo ancora. Baby. Lo chiamiamo così? No, ragazzi, non lo sappiamo ancora. Ma davvero, perché alcune ragazze pensano davvero... Che noi non lo vogliamo dire, ma no, invece purtroppo veramente non lo sappiamo ancora. Cioè, ma davvero? Un po' di cornetto.
Ah, però è mollo. Che delusione, raga. Questo con palla. È proprio un pacco. Cioè, il cornetto, guardate com'è. È mollo. Ma com'è? Ah, ma è mollo. Ma cos'è? Pare cartone. Vabbè. Ma ce l'ha detto già? Oh. Ah, amore. Andiamo avanti. Ok, passiamo al prossimo gelato. Tu? Questo è così. Io mi prendo Winner Taco. Per provare. Vediamo questo qua nuovo che ha fatto della Milka. È tipo il Magnum, mamma. Fa vedere qual è. Allora, questo qua è il Milka Crunchy Chocolate. E dentro c'ha la cioccolata, dice che dentro è anche a cioccolata, invece non è vero. Guarda dalla figura. Ah, sì. Si sa? Vabbè. Pochissimo. Comunque il Winner Taco è uno dei miei gelati preferiti, ragazze. Ecco. Speriamo che è croccante, perché non ho capito perché questi gelati sono molli. Pure questo, ma che è? Che è? Come si fa a vedere? A scadenza. Novembre 2019. Ma è scaduto. No, non li fanno più come una volta, mo. Ragazzi, si vede nei commenti. La nostra amica qua che ci sta guardando, spettatrice, dice che quando si apre non è croccante, è vecchio. Voi cosa ne pensate? Cioè, perché allora, veramente. Ma io sono troppo delusa. Come si sa? Non è croccante. Cioè, il cono questo dovrebbe essere croccante. È mollo. Non lo so, comunque sono rimasta malissimo. Questo? Questo è buono. Questo c'ha le palline sopra. Non sono noccioline, ma è riso soffiato. Questo è proprio buono, Questo sì. Amore, io ti dici è mollo, fa schifo. Ma la roba è buona però. Ma ha perso tutta la caratteristica del Winner Taco, è diventata una piadina il Winner Taco. Ma che più buono finire questo. Un po' d'acqua. Comunque. Ma il prossimo cheat day, ma ragazzi, ma da quando sono incinta ogni giorno è il cheat day, cioè non c'è un giorno particolare in cui sgarrare, si sgarra tutti i giorni. No. Poi c'è Gaia che mi chiede che crema solare utilizzi, ne serve una urgentemente. Amore, che crema solare utilizza? Quella di Alchemilla. Tutte le creme solari che trovate sul mio shop online, Alchemilla, Saponaria. E Cosmesi Siciliana, che è una nuova marca che abbiamo inserito, è bellissima perché profuma di cocco la protezione solare, te la straconsiglio. Comunque questo è buono perché la panna è tipo soffice. Si vede. Molto buona. È molto buono. Ma tu? Ma già tu sei incinta. Vediamo questo Oreo. Allora, questa è bella. Hai parlato con tua mamma della tua prima volta? Lei lo sapeva prima o l'ha saputo dopo? Non l'ha saputo proprio. No, ragazzi, io sono molto intima e personale con queste cose. Non ho questo rapporto apertissimo. Quindi no. Anche se so che ci sono ragazze che hanno questo rapporto aperto con la madre. Poi no. Ah! Questo è il Ringo, tipo l'immagino Oreo. Buona. No, la mozzarella non si mangia. Non è look questo qua. Finita! Vediamo l'Oreo. Questo è buono. Questo è buono. È un biscotto Oreo. Con dentro. Ma questo mo è mollo, deve essere mollo. Non può essere croccante. Però non è questa grandissima cosa. Proviamo questo Maxi Bon.
Amore, me lo apri. Comunque, ma tutto sesso, hai mai fatto sesso in spiaggia? Sì. Anche a mare. Quante volte al giorno fate l'amore? Ma diciamo che noi in una giornata dobbiamo anche lavorare, avere una vita sociale, non è che si può fare più volte al giorno, ci sono mille. Siamo i cani. Oh Maro. Io prima questo spoil. Buono. Quale parte preferite del maxi bonno? Biscotto o croccante? Due, meglio che one. Max bon. Ma baby si sta misurando. Allora, baby lo avete voluto o è capitato? È arrivato. Non abbiamo avuto il tempo di volerlo. È arrivato. È arrivato da solo. E mentre ci pensavamo è successo, insomma. Poi, ho mai pensato di fare tre figli? Ragazze, cioè, massimo due, dai. Vabbè, si vedrà quello che vuole essere. Avete mai fatto l'amore in un bagno di un pub? No. Si vedono così figli. Non sbagliate la figlia. Nel bagno di un pub? No, però nel bagno di un ristorante sì, io, non con lui. Tu? Allora faccio queste cose. Io sono un signore. Posto più strano dove avete fatto l'amore? Tutto a palazzo di una persona, della, delle persone. Ma quando? Ma con me? Ma con me? Ma quando? Scherzando, mo. No, qual è il posto più strano? A casa la nostra amica Susi. Ciao, ciao Susi. Il suo letto. No. Ma penso che in posti strani proprio noi no, perché abbiamo la casa e siamo comodi, capito? Divano, letto. Sono l'agenziale. Sì, è vero. Allora, com'è il vostro amore? Descrivetelo. Com'è il nostro amore? Descriviamolo. È così. È bellissimo. È bellissimo. Poi, il tuo prossimo obiettivo di vita? C'è una sorpresa, non possiamo dire. Qual è? Vabbè, obiettivo lavorativo. Della vita. Vabbè, obiettivo di vita, fare questo bambino e non morire durante il parto, prima di tutto. Ah, quando avrai partorito ti sentirai stanca. Avrai mancanza di sonno e stress. Come la prenderà Dario? Si riposa. Oh, no. Tranquillo. Ora che sei incinta, ma non lo so queste domande, ma poi dette da ragazze. Ora che sei incinta, quando fai boom boom, boom boom boom, non ti capita di raggiungere il top in un attimo? Allora. No, sinceramente, più o meno è come prima. Sembra che siamo al cinema, siamo andati. Come ti sei innamorata del tuo splendido marito? Comunque siete bellissimi. Grazie. Come si chiama? Noemi. Ciao Noemi, grazie. Lo so che ci segui da tanto. Ti amo, un bel bacio. Però non è mio marito. Comunque mi sono innamorata perché costoso riso. La sua intelligenza spiccata mi ha conquistata. No, scherzo, lo sta squagliando, amore, apri.
Allora, sono Batman. Wow, sta squagliando gli stri. Ah, questo qua è cookie neck con tutte le gocce di cioccolato. No, questo vediamo com'è. Ragazzi, il cucciolone me lo compravo sempre. No, amore, questo è buono, questo quando? Questo è vecchio. Lo conosco. Io sono Wonder Woman, Wonder Woman. Ragazzi, Wonder Woman sta giusto qua. Ma che è tutto bianco? Non era mai cambiato? Bianco, nocciolo e cioccolato. L'hanno cambiato? No. Ragazze, finora il più buono per me è questo. Cookie snack. Buonissimo. Buono, buono, buono. Troppo. Qual è la cosa che più ti rappresenta? Ma qual è la cosa che più mi rappresenta? Il sole. La vita, la bellezza, la modestia anche. Vediamo la differenza dal cucciolone. Mangiando quello il cucciolone non è buono come quello. Perché? Lo saccio. Ma il cucciolone, prima non è che mi sa stata la metà bianco. Nocciola bianco. Andate a scadere questo. Secondo me è scaduto. Non è vero. Poi allora. Ha dei tatuaggi e piercing sì, all'ombelico, i tatuaggi no perché diciamo, a parte non sopporto il dolore, ma poi perché non ho mai trovato una cosa che potesse essere in questa vita sul mio corpo, anche perché io sono molto lunatica, cioè oggi mi piace una cosa, domani mi scoccio, boh, quindi no. E devo dire che quando ero più piccola volevo per forza tatuarmi, però non trovavo una cosa. Adesso sono contenta di non averlo mai fatto, vi dico la verità. Io mai lo farò il tatuaggio, ragazzi. No, lui no. Dai, ovvio, tutte le cose che sono... No, mi sento sporco, poi quel lago che devo soffrire, no, ma chi? Giustamente, effettivamente. Allora... Allora, quali sono le vostre abitudini quando andate a dormire? Questa è carina, mi salutate. Ciao Giorgia. Ciao Giorgia. Allora, mangiamo tardi la sera. Poi ci mettiamo il pigiama, ci mettiamo un po' sul divano, a vedere un po' di televisione zapping. A prendere sonno. A prendere sonno. Poi dal divano ci addormentiamo un po' e saliamo sopra. Nella stanza di sonno. Pieni di sonno. Accendiamo una tutta la televisione. L'aria condizionata. Lei col cellulare, io poi mi abbraccio il cuscino, ci do la buona notte con il bacetto, così mettiamo le... E pupi poi. E poi mi dici andare a dormire. Sì. Poi dipende dalla serata. No. Mi piace di più questo. Pure serata che non lo prendo col cellulare. Sì. Vediamo un film, stiamo insieme. Pensi di allattare? Spero. Leggi se sì, libri preferiti? Leggevo prima, ragazzi, quando avevo tempo, ma non ho più tempo. Quando sei rimasta incinta, cosa hai pensato per la prima volta? Oh mio Dio, oh, non mio può Dio. Essere vero. No! Ah! Avete rapporti durante la gravidanza? Sì. Siete bellissimi, salutate, ciao! Ciao chi? Chiara. Ciao Chiara. Registrerà durante il parto? Questa è bella sta domanda, perché io voglio che lui assista al parto e voglio che qualcuno registra il video del parto con lui che assista al parto, però c'è da dire che può darsi pure che in quel momento io sono solamente fuori, incazzata, sì, eccetera, che poi mi dà fastidio qualcuno registra, non lo so, e soprattutto
Il video lo vorrei registrare principalmente per me, cioè una cosa personale. Sì, una cosa per vederla noi o per farla vedere al nostro figlio. Però il fatto di renderlo pubblico, no. Vi dico la verità, non lo so. Cioè, in cambio di una bella somma di soldi, sì, però così no. No, scherzo, però non lo so, perché questa domanda posso rispondere solo dopo aver partorito. Perché adesso per me, cioè, anche se ho visto video di parte, anche se me lo immagino, però è sempre una cosa immaginaria, non so mai realmente. Può darsi anche che in quel momento io ho talmente vergogna che non... Quindi non lo so, posso rispondere solo dopo. Oppure che è talmente una cosa che sento mia, intima e personale, che non mi va di condividerlo, pure può essere. Tante cose. Però ho visto video di parte, sono bellissime, devo dire la verità, oh, è bello vederle. Ci sono, è bello vederle, questo è vero. Vabbè, mettiamo quello là, diciamo che è tuo. Ah, mi metto un cuscino in faccia. Allora, cioè, ma sto video mukbang, cioè 10 gelati sono volati qua, ma che è? Io ho più fame di prima. Boh. Andiamo a comprarti 10, subito veniamo. Allora. Ma se ti altri due, ti mangiati là. Prima. Ti piace cucinare, il tuo piatto preferito? A me piace cucinare soprattutto la pasta. Ragazzi, a me non ci vede pasta e lenticchia. Il tuo piatto preferito? Sì, piace tantissimo. Mangiare tutta la guandira. La guandira? La pentola? La pentola. Sì, amore. Sì. Vuoi l'ultimo? No. Oh, male. Ma che te lo davo? A me... E vuoi l'ultimo? A me piace tantissimo cucinare la pasta e la pizza. È il mio piatto preferito, eh? Piatto preferito, eh? Pasta e pizza. Infatti la pizza, mettici la pasta, no, e la mangia. Ma mi piace assai, per esempio, la matriciana. No, la pasta al forno. Possibile. Sì. Possibile. Sì. Sì. Poi, quali sono i tuoi pregi, i vostri pregi e i vostri difetti? Ognuno dica quello dell'altro. Allora, Dario... Sì, ci abbiamo detto un sacco di volte. Beh, diciamolo di nuovo. Dario, il pregio è che è una persona molto, molto solare, sempre felice, non si incazza mai. Tra, con me sì, però è raro. Io perché proprio sono particolare, però... Cioè, sempre felice, di buon umore, sorride sempre, qualsiasi cosa, sempre ok. E, difetto... difetto vuole. Vabbè, non ha difetti. Vabbè, un po' permaloso. Tipo, per esempio, se ti fai qualcosa, si offende, si prende collera, queste cose qua. Poi che altro? Quanti difetti c'ha? Ma c'hai difetti tu? Quali sono i tuoi difetti? Ah, gli devo i difetti. Sì, ecco, questo è il difetto, che lui pensa di essere perfetto e di non avere difetti. Questo è il suo difetto. E poi una palla, perché quando dobbiamo andare a qualche parte è sempre troppo preciso. Cioè, noi ci dobbiamo vedere alle 5 e lui viene alle 5 e un quarto. Ma com'è possibile? Cioè, ah! Così va. Poi, mo, poiché glielo dico... Allora lui dice, ma scusa, ma non devi venire prima, se l'appuntamento è alle 5 devi venire. Io vi giuro, le 16.59, alle 16.59 io sento la macchina. Cioè, non è possibile. Che già uno che dice le 5, già nel mio cervello le 5 sono le 5.20, io sto in orario alle 5.20. Dove eri prima? Vabbè, il mio difetto, questo si è capito, qual è? Il suo difetto è ridata ad Aria. Ok. Che... sono troppo perfetta. No, nel senso solo che è ritardataria. Ah, meno male, me l'ho cavata stasera. Sì, poi è disponibile, è molto allegra, è sorridente, precisa, non è vero, non è precisa, è dolce, carita dolce. Bellissima, è praticamente perfetta. Perfetta. Come per il Poppins. Poi, ma tante domande su se hai rapporti in gravidanza, ma proprio tante. Chi siete che qualcuno che perché sta in gravidanza forse, vuole fare? No, sì, perché ragazzi, forse fatelo, gira questa voce che non si può fare in gravidanza. Fatelo, fatelo. E invece, cioè, state tranquille. In gravidanza lo dovete fare di più. Perché andate sul sicuro. È una è vero. È una botta sicura. È sicuro che non rimanete incinte e che già lo siete. Beh. Allora, pensato che Dario non fosse l'uomo giusto per te? Sì, ma
nel senso che cioè non so come spiegare, a volte nessun uomo penso che sia giusto per me, però tra quelli che esistono al mondo lui penso che sia quello più giusto. Grazie, che amore. Mi sopporta. L'amore, che dichiarazione ti ho fatto, super romantico. Metti mutandone o perizoma ora che sei incinta? No, perizoma, ma a volte anche non la metto la mutanda perché proprio non sopporto, quindi figurati se mettere mutandoni, cioè quantomeno cose posso mettere perché non sopporto niente. Sì ragazzi, metti i mutandoni della nonna. Ma quando mai? Non ce li ho proprio, non li uso perché proprio le cose strette. La non nonna ci fece un regalo e disse metti questo mutandone prima che esci incinta. Devo farlo a Dario. Sì. Dario, non ti dà fastidio che su YouTube ci siano tanti video con il suo ex? Tu li hai mai visti? No. Dici la verità. No, non mi dà fastidio. Ah, non ti dà fastidio, ma no che non li hai mai visti. No, non l'ho visto perché quelli sono vecchi. Ma non li hai visti? No, ma non è possibile che non li hai visti. Ti ho visto anche che li vedevi. No, quelli là del tuo ex. Non li hai visti? Neanche uno? E non mi uno, ma non li vedo perché sono vecchi, li vedo solo i nuovi. E non ti dà fastidio? Sono... Perché? Non mi dà fastidio. E spiega perché, magari può aiutare a qualche ragazzo che è geloso. E non è perché cancellare un video che sta insieme a te, poi sono anche dei ricordi personali. Certo. Quanti anni hai? In fondo è solo un numero. Ma ragazzi, l'ho sempre detto che ho 29 anni, cioè non lo so. Sì, ho 25. Perché nascondere l'età? Cioè non ci vedo nulla di male. Ho sempre detto 29 anni e l'anno prossimo compirò 30 anni, quindi siete tutti invitati. Tutti vai dare la sua festa, ragazzi. 30 anni. La posizione preferita in amore col pancione? Quella che si mette a fianco. Come si mette a fianco? Stesa laterale di lato. Di lato. Laterale. Laterale. O da dietro. O davanti, facciamo panza e davanti. Panza. Davanti. Panza e mia, panza e tua. Poi, vi hanno mai criticato, questa è bella, per il fatto che tu e Dario abbiate deciso di avere un bambino prima di sposarvi? No, no, devo dire la verità, no. Sono centinaia di persone che fanno figli prima di sposarvi. Però è una bella domanda perché si pensa che possa essere criticabile, invece no, nessuno, nelle nostre famiglie né nessuno. E dimmi comunque... che fa un figlio prima di sposarsi. No, vabbè, di solito la tradizione vuole questo, soprattutto per le persone del sud che bisogna prima sposarsi, però noi non cioè, fortunatamente abbiamo famiglie, comunque sì, amici che ci rispettano le nostre scelte, nessuno si è mai permesso di dire una cosa del genere, quindi non c'è assolutamente nessun problema, anche perché, voglio dire, non sai che siamo piccoli, siamo tutti vaccinati, se abbiamo scelto di fare questa cosa vuol dire che così deve essere. Così deve andare, nessuno si poteva permettere di dire, no? Giusto. Poi ecco cosa serviva a questo qua, ma tutta la spazzatura. Ma è incazzata con qualche tuo dipendente? Ma l'ho detto, no. No, clamorosamente, no, sono molto... Devo dire la verità che sono talmente bravi che non... Sì, no. A parte i dipendenti vanno tutelati. Assolutamente però sì. Però la gente però, non va bene, no, devono, a parte di piacere il lavoro che fanno. No. Sono bravi, quindi non mi danno modo. Soprattutto la cosa importante è che quando ci sono persone che lavorano per te... devi saperle prendere, perché comunque se le prendi nel modo giusto e le metti a loro agio, le fai stare bene, lavorano ancora meglio, sì. Quindi cosa va meglio? L'azienda. E quindi non mi permetterei mai di trattare male o comunque anche di... Ci sono dei momenti in cui uno magari si è arrabbiato, però assolutamente sempre con l'educazione, sempre si trova la soluzione, sì. non c'è nessun problema. È importantissimo rispettare i dipendenti e metterli a loro agio e farli stare bene, farli sentire responsabili, sì. Perché solo in questo modo veramente danno frutti e quello che va bene è sempre la tua azienda alla fine, quindi è importante. Va bene. Hai mai fatto una cosa a secondario? No. Sì. Ah, io sì. Sì. Baby. Io te pupi. Quattro. Pupi, baby. Va bene ragazzi, noi vi salutiamo, io ho tanto zucchero nel sangue, abbiamo mangiato veramente 10 gelati. Un bacio grande, speriamo che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate tanti like
e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Okay. Ciao! Ciao! Saluto, ciao! Ciao! Saluto, ciao! Ma questa pure era bella, mi hai fatto finta che Dario ti abbia soddisfatto a letto solo per non farlo stare male? No, come si fa? Non si finge, dai! Si dicono le bugie! Buonanotte! Buonanotte! Pupi! Hai mai fatto sesso tu? No!